Perché votare no il 4 dicembre? Perché votare no? Il 4 dicembre si vota anche sull'ambiente e sul territorio. Votate no! Si tratta di una riforma sbagliata e pasticciata. Mantiene il Senato in una versione assurda, togliendo ai cittadini il diritto di eleggerlo e di essere rappresentati. Dunque Lorenzo Boschi fa partecipare di più i cittadini. In pratica la maggioranza dominerà il sistema, non una maggioranza reale ma una maggioranza fittizia che non ha riscontro col corpo elettorale. Combinato con la legge elettorale dà vita a una pericolosa forma di premierato assoluto, ancora una volta togliendo rappresentanza ai cittadini e incidendo sulla sovranità popolare. Tutta questa semplificazione non la vedo. Non semplifica ma complica il procedimento legislativo. Non produce risparmi reali. Si vota per decidere chi potrà prendere le decisioni sul nostro corpo. Chi deciderà se si fa un inceneritore dietro a casa nostra? Chi deciderà dove passa l'autostrada? Ora possono farlo le regioni, che sono più vicine ai cittadini. D'ora in poi lo potrà fare solo il governo e l'esperienza insegna che quando decide uno solo non risponde all'interesse di tutti, ma all'interesse del denaro. Perché votare no il 4 dicembre? Perché questa volta non si tratta di eleggere partiti. Si tratta di dare futuro alla nostra democrazia, anche per i nostri figli. Ci sono no che guardano al futuro. Il 4 dicembre al referendum costituzionale votano.